Buongiorno a tutti, miei cari cittadini. Oggi è sabato 21 marzo, è entrata anche la primavera. Voglio darvi alcuni dati significativi. Il nostro caso positivo al coronavirus sta bene, anche la moglie sta bene. Si stanno effettuando anche i tamponi per quanto riguarda la famiglia sta in quarantena. Vi voglio tranquillizzare che mi sento tutti i giorni, stanno bene. Voglio anche comunicarvi un'altra cosa in merito alla questione del dottor D'Alessio. Il dottor D'Alessio sta a casa, sta bene, stamattina gli verrà effettuato il tampone, non ha nessun tipo di sintomo. Per quindi vi chiedo di stare tranquilli. Qualsiasi comunicazione vi saranno date dal sottoscritto. Purtroppo ho deciso stamane di adottare alcune misure ancora più restrittive. Dovete capire l'importanza che dobbiamo rimanere a casa. Ci dobbiamo prefissare un solo e unico obiettivo. Noi dobbiamo annientare il nemico. E questo nemico si chiama coronavirus. Pertanto vi elenco tutte le disposizioni che stamane ho preso, confidando sicuramente in quello che state facendo e nel vostro aiuto. Do lettura dei punti salienti dell'ordinanza di stamane. Con decorrenza immediata e fino al 3/4/2020, la chiusura alle ore 14 di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attività aperte al pubblico, ad eccezione di generi alimentari che chiuderanno alle ore 18 con chiusura la domenica, farmacie che osserveranno il normale orario di apertura. Di confermare per gli esercizi che forniscono beni di prima necessità e che prevedono una lavorazione primaria appartenente alla filiera alimentare, che gli stessi possono continuare l'attività lavorativa, rispettando la chiusura al pubblico all'interno dei propri laboratori, al fine di dare la continuità della produzione dei beni che servono per la filiera alimentare. Voglio inoltre comunicarvi che sono state prorogate tutte le disposizioni fino ad oggi emesse. Ve li ricapitolo. Fino al 3 aprile il divieto assoluto di scendere alle spiagge. Fino al 3 aprile sono chiusi bar, ristoranti e pizzerie. I lavori edili sono sospesi su tutto il territorio comunale, ad eccezione di interventi per la pubblica e privata incolumità. Fino al 3 aprile è sospeso il pagamento del ticket per la sosta nelle strisce blu. Gli uffici comunali restano chiusi al pubblico. I dipendenti che assicurano i servizi indifferibili osserveranno dal lunedì al venerdì orario dalle 8 alle 14. Vi chiedo la massima condivisione di questo messaggio e vi invito a restare a casa. Cari concittadini, l'arrivo della primavera sia per tutti un segno di speranza. È una carezza ai nostri cuori. Nonostante il silenzio e i nostri sorrisi meno gioiosi, la bella primavera è tornata, puntuale e ostinata. Stamattina mi piace immaginarla come una dama del Settecento, come la primavera di Botticelli, che con il suo candido volto è arrivato nella nostra meta e si aggira per le strade alla ricerca di qualcuno che le dia il benvenuto. Ma oggi non troverà nessuno ad accoglierla. Ci fermeremo a guardarla e ammirarla dalle nostre finestre, non potendola abbracciare. Tuttavia, la primavera continuerà il suo percorso, riempiendo i giardini di fiori, profumi e colori. Non se ne andrà, anzi, ci dimostrerà la tenacia della natura e la forza della vita. Quest'anno sarà lei ad aspettarci, in attesa di abbracciarci, per festeggiare insieme il suo ritorno e la nostra rinascita. Buona primavera a tutti, il vostro sindaco. Vi raccomando di restare a casa e di aiutarci. Capisco che è un momento difficile, ma io come sindaco non lascerò
mai nessuno solo. Starò sempre al vostro fianco. Un abbraccio a tutti.